oggi è domenica 1 gennaio 2023, 11:16. Devo fare anche benzina, scommetto, perché sono così stronzo di aver lasciato la moto a secco, quindi devo anche andare a fare benzina. Fermo tutto. Eh sì, sono aumentati di nuovo i costi della benzina. 1,749, vabbè dai. Ok, 15 litri, 26 euro. Oh, allora, amici, amici, cari amici, buongiorno a voi. Domenica 1 gennaio 2023, ore 11:29, dai. In questo primo giorno del 2023, c'è chi non va in moto a capodanno. Avete capito cosa gli succede? Benvenuti in questo nuovo video, primo video dell'anno 2023, buon anno e benvenuti! Io sono Giampaolo e questo ovviamente è Ciccio Benza. Gradi e fa caldo, io sono vestito troppo. Questa mattina doveva essere un giretto easy peasy lemon squeezy, senza tanto per fare, per muovere le ruotine, visto che non ci siamo mossi molto in moto in queste settimane a causa del tempo, del lavoro e di altre cose. Facciamo un giretto veloce come ogni anno, perché ogni anno io il 1 gennaio muovo la motina. Come sapete, faccio parte di quel 6% motociclisti che usano la moto tutto l'anno. Chissà se poi è vera questa statistica. E c'è così, din d'amblè, visto che il nostro buon vecchio amico Fabside, in zona Verona per passare il Capodanno, mi son detto oibo, oibo, oibo. E questa mattina anche lui mi ha detto oibo, 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 e abbiamo deciso di fare un giretto assieme. L'obiettivo, come sempre, nella vita sempre avere obiettivi, sarebbe quello di andare a fare Montebaldo. Montebaldo il 1 gennaio 2023 è un augurio, un auspicio immenso per un 23 al Fulmicotone, che c'ho comunque un po' di strada da fare, ragazzi. Vediamo se il telepacchio oggi funziona, se il telepacchio oggi mi telepacchia, mi telefrega. Telepacchio, non tradirmi, grande telepacchio! And the winner is... grande telepacchio! L'asfalto umidiccio, ci vediamo tra un'ottantina di chilometri, presumo. Verona Nord. One hour later. Autostrada fatta, telepacchio non mi tradire, non mi ha tradito il telepacchio. Viaggetto sereno, dai, un'oretta di strada, 40 minuti di autostrada sereni. Alla fine non ho avuto freddo, anzi forse un po' di caldino, ma adesso mi sono un po' rinfrescato sicuramente. Le mani sempre a freddo, per quanto puoi mettere guanti grossissimi come questi, comunque hai freddo. Oh, mentre ci avviciniamo alla nostra prima destinazione, intanto avete visto, abbiamo ancora la moto in Babbo Natale Edition. Giustamente, come da tradizione, l'albero si disfa il 6 di gennaio. Diciamo che il 2022 è stato un anno pazzescamente figo, mi sono divertito tantissimo. Oh, non è che voglio con questo video tirare le somme dell'anno precedente, fare cose, però sicuramente ci sta una micro riflessione sul fatto che ho cominciato a pubblicare ufficialmente video in modo continuativo a marzo. Siamo a gennaio dell'anno successivo, quindi diciamo 10 mesi, e devo dire che i risultati sono stati bellissimi, ragazzi. Grazie veramente tanto per la vostra disponibilità, grazie per il vostro supporto, grazie per il vostro cuore che mi avete aperto e condiviso.
l'anno 2022 è stato un bellissimo anno per la moto, per me, con questa nuova esperienza del canale YouTube. È stato veramente molto molto divertente. È impegnativo, molto impegnativo, però mi ha dato tantissima soddisfazione. Abbiamo superato i 1200 iscritti sul canale a dicembre, quindi un numero per me importantissimo. Considerate che non ero nemmeno convinto di arrivare a 1000 iscritti in un anno, e invece li ho superati, e questo è stato veramente molto molto bello. Ho superato anche le visualizzazioni che servivano per iniziare a avere la cosiddetta monetizzazione su YouTube, cioè iniziare a percepire un'entrata, diciamo così, da YouTube sulla base delle visualizzazioni dei video. È piccolissime, veramente, parliamo di qualche euro, proprio qualche euro, però è una soddisfazione anche quella. Comunque significa che il canale in qualche modo sta funzionando, e questo è molto molto bello per me. Quindi il 2022 è stato un anno fantastico a livello, chiamiamolo professionale, comunque di esperienza. A livello di moto è stato bellissimo, perché ho fatto più di 20.000 km, ne ho fatti 26.000 se non sbaglio, quindi è stato un anno ricco di giri in moto, abbiamo fatto tante belle cose. Ho iniziato per la prima volta a fare lo sterrato, devo dire che è stato veramente molto 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 bello. Dove minchia sono? Pure fare uno sterrato, ma che cazzo di strada mi fa fare sto navigatore? Vabbè, non mi ricordavo che fosse in mezzo a uno sterrato, ma va bene lo stesso. Sterrato di Capodanno, sterrato tutto l'anno. Oddio, ah ok, ah sì, siamo arrivati, ci siamo, via. Olla, recuperato Fabrizio, Fabside, il suo tenere 7,5, bellissimo. E siamo tornati nelle stesse zone dove ci siamo incontrati l'estate scorsa. Casi della vita. Al pascolo ancora fuori, cazzo, in gennaio le mucche ancora fuori. Bene, chissà se oggi sulla Caprino Spiazzi ci saranno i capei. Peraltro vi lascio qua in alto il video del giro che ho fatto qui con il mio amico Christian H. Yomo Creek, e saluto. Un bel giretto sul Monte Baldo quest'autunno, se non sbaglio. Wow, motociclisti sulla Caprino Spiazzi il 1 gennaio, ci sta. Sempre affascinante la Caprino Spiazzi, eh. Sempre affascinante, sempre bella da fare, sempre piacevole, sempre divertente. Sempre bella. Non è pulitissima, però l'asfalto mi sembra abbastanza graffiante.
abbastanza gripposo. Molto sempre bello. Prima abbiamo raccontato un po' la chiusura dell'anno 22, insomma è stata veramente bello, è stato veramente un bell'anno. Cosa ci riserverà il 2023? Ma guardate, devo dire la verità, non è che voglio fare programmi a cosa farò, ho delle idee, qualche viaggio in testa. Purtroppo nel 22 non sono riuscito a fare due cose che avrei voluto iniziare, e cioè, vabbè, l'eroica, che non sono riuscito a fare, che avrei voluto veramente tantissimo andare a fare, assolutamente, e poi l'altra, cominciare un po' di outdoor in moto, quindi fare delle mototendate, fare dei viaggi un po' più wild, un po' più selvaggi con la tenda. Queste due cose non sono riuscito a fare nel 22, sicuramente le farò nel 23. Poi l'anno scorso avevo l'aria di andare a fare il Capo Nord e non ci sono andato, e anche quello non so se quest'anno riuscirò a farlo, ma sicuramente vorrei vedere se si riesce a fare. Tante cose, tanta carne al fuoco, tante idee, tanti progetti, chiamiamoli così, anche sullo sterrato, di prendere la moto nuova, insomma, tante cose. Tante cose, quindi sarà sicuramente un 2023 importante, ricco. Tanto qua sotto c'è la Madonna della Corona. Abbiamo provato a venire a vedere con Yomu quel giorno, ma non ci siamo riusciti. Poi mi sa che lui ci è tornato. Quindi via, sicuramente dei bei propositi per il 23 ci sono. Poi, ovvio che sarà tutto molto, molto in divenire, diciamo così. Sicuramente voglio fare un po' di altre prove moto, che mi pare di aver visto piacciono, quindi sicuramente proverò qualche altra motoretta, non so ancora cosa, Mi piacerebbe proseguire, diciamo così, la serie di prove su strada, moto enduro, quindi per esempio continuare, insomma, a provare le varie moto, magari se quando esce il Benelli 800, per esempio, mi piacerebbe andare a provare qualche BMW, insomma, mi piacerebbe provare un po' di moto. Tra le altre cose, a breve sul canale uscirà la prova della Touareg 660, che ho giusto finito di preparare, quindi sicuramente nei prossimi giorni restate collegati e vedrete questa prova. E quale migliore occasione? Quella di ricevere ogni volta che pubblico una nuova prova di moto su strada, ogni nuovo video di strada, itinerari che faccio, ricevere una bella notifica per restare aggiornati? È l'unico modo per farlo, ragazzi, è iscrivervi al canale. Iscrivetevi al canale che è gratis, mamma mia! E attivate la campanellina qua sotto, premetela e attivatela. Che così, attivando la campanellina, ricevete la notifichina del videino nuovo di Ciccio Benzina. No, di Ciccio Benzina, maledizione. Di Ciccio Benza, mi raccomando.
Ciccio Benzina è un fake, the real and the only one. Poi, oltre a iscrivervi al canale, attivare la campanellina, potete lasciare dei commenti, che siamo un bel gruppetto e ci stiamo divertendo, ci raccontiamo cose, bello, mi piace. Chiedetemi, fatemi domande, proponetemi itinerari, chiedetemi di venire a fare un giro con voi, quello che volete. Lasciate ovviamente anche un bel like al video, a questo e agli altri video che vedete. Mi raccomando. E poi, se volete, potete seguirmi anche sugli altri canali social. Vi ricordo che sono presente ovviamente su Instagram, sempre Ciccio Benza. Sono presente anche su Facebook, sempre Ciccio Benza. Non dovete fare altro che andare anche su quei social e seguirmi. Oh, mamma mia, che verdona! Non è sporchissima, però c'è il sole. Qua c'era la nebbia l'altra volta, vi ricordate? C'era un nebbione pazzesco. Camperista in libera, pure parcheggiato e basta. Strada è veramente bella, ragazzi, veramente bella, e non fa freddo, c'è un 10 gradi, cioè fantastico. Ci vogliamo fermare a bere qualcosa? Mangiare qualcosa, bere qualcosa. Come vuoi? Sì, o vuoi che scendiamo giù? Pensavo che fosse aperto, è strano che è chiuso. No, questa da periodi. L'inverno è chiusa a prescindere. Questa qua? Sì. Ah, che merda. Puoi salire fino a qua. Io pensavo che stava proprio disperando il periodo. Sta preso. O ci fermiamo qua o riscendiamo. Come vuoi? Allora, 1:30. No, se dopo riscendi dove vai? Va bene. Facciamo uno spuntino nella baita. Va bene. A few moments later. Impressioni su questo pranzo? Oddio, lo gnocco era un po' sciacquatello. Però vabbè, vai. Meglio di niente. Ti dovrò portare io a mangiare in qualche posto qui, come tu hai fatto con me, perché qua... Vabbè, qua è quello che porta il convento. Meno che non brucavamo le... come le mette. Sì, anche perché il primo dell'anno trovare comunque posti. Pranzetto alla Malga in cima a Monte Baldo, fatto, giretto di inizio anno, primo giorno dell'anno, tanta roba ragazzi, tanta roba. Peccato che l'altro tratto, il secondo tratto del Monte Baldo era chiuso, non abbiamo potuto farlo, quindi ci siamo fermati a mangiare polenta, formaggio Monte Baldo e tartufo e tagliatelle e pugno porcini freschi, che erano molto buone. Devo dire che la sua moto è veramente bella, cazzo. È un'opzione anche quella di prendersi una moto storica del genere, che ci vogliono comunque un bel po' di soldini. Comunque, salvo situazioni complesse, magari impegni e problemi, l'obiettivo 2023 gennaio, l'idea, insomma, diciamo, in gennaio è di andare a fare intorno al 20 gennaio l'Agnello Treffen con la tenda, e quindi unire tutto in un colpo solo, un'uscita invernale più tenda, andare a fare una bella mototendata, quindi vediamo intorno al 20 se riusciamo. Intanto mi sono iscritto, poi non sono così sicuro di riuscire ad andarci, ma intanto ci siamo iscritti. Poi prima di quello, dopo quello non ricordo, dovrebbe esserci
il Motorbike Expo a Verona. Altro evento probabilmente a cui parteciperò. E basta. I piani sono stati fatti solo per gennaio. Diciamo che di volta in volta poi guardo cosa c'è, cosa non c'è di eventi, di cosa partecipare. Sicuramente l'obiettivo di quest'anno sarà anche quello di partecipare molto più spesso ad eventi. Ci proviamo. Proviamo a essere un po' meno orsi e uscire un po' più spesso magari con gente. Diretto veloce, niente di che, super easy. In compagnia inaspettata del buon Fabside, vi lascio sempre i suoi riferimenti in descrizione, così andate a vedere il suo canale, iscrivetevi anche al suo canale che fa della roba veramente figa. Speriamo che il 2023 sia un anno fotonico, veramente un anno pazzesco, anzi lo auguro a tutti quanti un 2023 fenomenale. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao!